Io sono pronto. Sì, sì, hai fischio che sei. No, da Patelama non sono partito. Da Patelama non sono partito, sono partito DVD. Benissimo, allora tanti saluti a chi sente DVD. Anche da mio amico. E quello che dicevo le parolacce. E fammi saluti, sento meglio l'audio. Perfetto. Sì, dimmi anche cosa? Uno di te prova, uno di te. Prova. Lo fanno un po'? Uno di te prova? Benissimo. Tanti saluti a Antonio Innocente. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati con la pallamano su Toscana TV. Terza giornata d'andata della prima fase del massimo campionato con... in campo all'Extraforum di Prato la capolista Ambra Paggiacaiano in tenuta verde e in tenuta bianconera, il Farmigea Pisa, derby toscano, l'unico della massima serie che ha aperto da un gol dell'Ambra Paggiacaiano segnato dal bomber lituano Raupenas. È un testa coda oltre che essere un derby quello che va in scena quest'oggi, perché l'Ambra è al comando della classifica da sola nel girone B a punteggio pieno, 6 punti dopo 2 giornate. La Farmigea Pisa fino a questo momento invece ha rimediato 2 sconfitte nelle 2 gare fin qui disputate e si trova all'ultimo posto in classifica con 0 punti all'attivo. È una partita speciale anche sotto altri punti di vista, perché sono molti gli ex in campo. Uno di questi è la palla adesso per il tiro, si tratta del giocatore della Repubblica Ceca Jiří Bednárek, per anni a servizio dell'Ambra come straniero, adesso per la prima stagione in forza la formazione della Farmigea. Preparatevi, Pierluigi Di Marcello, portiere dell'Ambra e della Nazionale. Ricordiamo, il grande ex di turno però è Sergio Cavicchiolo, allenatore per anni dell'Ambra, ha ottenuto anche con la squadra di Poggiacaiano risultati importanti e adesso da un paio di stagioni sulla panchina della formazione della Farmigea. Intanto 1-1 il primo gol della serata per il pareggio anche per Farmigea, lo segna Piletti. Quando sono trascorsi esattamente adesso 2 minuti di gioco qui all'Extraforum di Prato, andiamo alla lettura delle formazioni. L'Ambra Poggiacaiano si schiera con in porta il numero 1 Pierluigi Di Marcello, il suo sostituto è il numero 16 Matteo Trinci. I giocatori sono Mirko Ballini, maglia numero 17, Edoardo Chiaramonti 77, Filippo Cipriani 10, il numero 7 Marco De Stefano, il numero 8 Gianni Dei, il numero 73 Filippo Faggi, il numero 24 Alessio Naldoni, il numero 22 Carlo Mannori, il numero 13 Luca Maraldi, il numero 8 Edoardo Morini, il numero 9 Petras Raupenas e il numero 23 Amedeo Tatini. L'allenatore è Roberto Morlacco. Dall'altra parte per la Farmigea Pisa, che segna ancora con il suo numero 5 Piletti e si porta in vantaggio 2-1 al terzo minuto. Ci sono ben 3 portieri a disposizione di Sergio Cavicchiolo. Il titolare è uno degli ex di turno, Mannocci. Le sue riserve sono Cristian Turini
e con il numero 16, Mannocci con il numero 12 e con il numero 49, terzo portiere, che è Biagioni. Giocatori a disposizione dell'allenatore Sergio Cavicchiolo sono invece il numero 19 Rivelli, il 5 Piletti, il 33 Bufoli, l'81 Lorenzini, l'8 Bednare, che è 6 Mancini, il 25 Benedetti, il 75 Spadavecchia, l'82 Perfigli, il 15 Meoni e il 3 Cascone. Arbitrano questo confronto Pietraforte e Zappaterreno. Segna anche l'ex Bednare, che ha iniziato male l'Ambra. Sotto adesso addirittura per 3-1 al quarto minuto di gioco. Partenza scoppiettante della Farmigea, c'è da attenderselo. Molti giocatori della formazione in maglia bianconera sentono in maniera particolare questo match. Ricordiamo, unico derby toscano di tutta la massima serie. Tanto questo gol di Maraldi non è valido, c'era stato in precedenza il fischio degli arbitri Pietraforte e Zappaterreno, come ricordavamo poco fa. E adesso però c'è il gol di Raupenas, valido per l'Ambra, che accorcia 2-3, quinto minuto del primo tempo. Gli ex ritorno, dicevamo, nella Farmigea: Mannocci, Turini e Bednarek, e poi c'è Meoni, giocatore cresciuto nella Pallamano Prato, anche lui, diciamo, in qualche maniera un ex. Dall'altra parte hanno militato nella Farmigea, adesso compongono la formazione dell'Ambra. Il numero 22 Mannori, il numero 3 Morini, che dunque sono gli ex di turno. Un fischio, concede palla nuovamente all'Ambra per un fallo in attacco della Farmigea. La conclusione di Maraldi dopo il fischio però degli arbitri, a comandare il 9 metri a favore della formazione maglia bianco-verde. Ancora un fischio, palla che resta all'Ambra. Ambra che, come dicevamo in sede di presentazione del match, è l'unica formazione del girone B della massima serie ad essere, dopo due giornate di campionato a punteggio pieno, alla prima esordio casalingo vincente, vittoria netta sul Bologna, alla seconda giornata, ovvero una settimana fa, il successo netto, anche in questo caso fuori casa, sul più difficile campo della Romagna Imola. Segna Faggi ed è parità 3-3 al sesto minuto. Fischio da parte degli arbitri, palla che resta alla Farmigea. Manovra la formazione ospite, Bednarek, palla per Rivelli, che viene fermato fallosamente dalla difesa dell'Ambra. Bednarek, particolarmente motivato, fino alla scorsa stagione in forza all'Ambra, giocatore cieco che risiede a Poggiacaiano ormai da molti anni, e c'è il gol di Chiaramonti che riporta in vantaggio la formazione di Poggiacaiano. 4-3, minuto settimo del primo tempo. La conclusione di Lorenzini stoppata da Raupenas, c'è la rimessa d'angolo con Meoni per Bednarek, Piletti, Rivelli, Lorenzini trova il gol. Gol dall'ala per il numero 81 della Farmigea, 4-4, nuova parità. Perfetto equilibrio in questo testa coda della terza giornata d'andata della prima fase del massimo campionato di pallamano girone B, unico derby toscano anche in questa stagione. C'è un'infrazione d'area da parte del giocatore dell'Ambra, pallone riconsegnato dagli arbitri alla Farmigea. Sì, ci sono giocatori particolarmente motivati nella Farmigea quest'oggi,
come anche il portiere Mannocci, vogliono dimostrare alla loro ex squadra di avere qualità che forse all'Ambra non erano però uscite fuori a pieno. Tanto attenzione, uno scontro violento fra Piletti e Faggi, c'è un cartellino giallo per Chiaramonti che aveva strattonato il numero 5 della Farmigea, però non ci sono problemi particolari per il giocatore della Farmigea, che però adesso si accascia al suolo e dovrà essere soccorso. Vieni, vieni, ti si fa una dichiarazione, guarda. No, no, c'è anche lui ora, ora. Non ci capisce nulla lui. No, non lui, eh. A parte non ci capisce nulla nemmeno lui, però va bene qua. Accidenti. Oppilina. Ma è da scrivere, ora lo fa intervenire. Si è rialzato Piletti dopo essere stato soccorso dai propri sanitari, tutto a posto, lo vediamo qui palleggiare, preso la sua posizione di centrale nella Farmigea. Il gioco naturalmente è ripreso regolarmente. Nuovo fischio degli arbitri, nono minuto nel corso del primo tempo, ancora situazione di parità 4-4 fra Ambra e Farmigea Pisa. Bednarek per Meoni, palla fuori, non trova lo specchio della porta Meoni e dunque può ripartire l'Ambra. Faggi, Maraldi carica il tiro e segna. Ambra di nuovo in vantaggio, dunque al decimo del primo tempo, 5-4 dopo un periodo in cui la squadra Poggio Caiano era stata costretta a rincorrere e adesso Sergio Cavicchiolo chiede time out per la Farmigea Pisa, un minuto di sospensione dunque. Che sono tu ai bambini, sono arrivati ora? Oh! È arrivata una squadra di bambini, sono tu? No? No, deve essere quelli di Farmigea. Sì? Senti, bravi. Insomma, possiamo dire c'è ancora qualcosa da rivedere? Il prato? Però ti assicuro che sono più le conferme che non, cioè, non si pensava di aver sballato. Invece no. Quindi è più il sollievo della preoccupazione. Bene. Poi sì, c'è ancora molto da vedere. Riprende il gioco dopo il time out chiesto da Sergio Cavicchiolo. Ha riordinato le idee per quanto riguarda la Farmigea. Finita sotto nella fase di gioco precedente, Ambra dunque in vantaggio per 5-4, sfugge la palla, Bednarek la riconquista, Maraldi parte velocissimo, Dei che segna, mini break per l'Ambra grazie al gol di Dei che segue quello di Maraldi, 6-4 il punteggio, segna però subito anche Meoni che sfugge al controllo della difesa dell'Ambra. In sacca, sempre nel corso del decimo minuto del primo tempo, 6-5 per l'Ambra il punteggio. De Stefano dentro per Dei, bella la combinazione ed il gol da parte dell'esperto giocatore poggese al secondo gol in questo match. 7-5 Ambra, undicesimo
Giovanni! Bednarek per la Farmigea, scambio con Piletti, classico, va al tiro Bednarek e trova il gol bucando la difesa dell'Ambra. Bednarek che conosce molto bene gli avversari, ex compagni con i quali si è allenata a lungo, anche nella scorsa stagione in cui era in rosa nell'Ambra, però come secondo straniero, e quindi non ha mai potuto giocare perché Raupenas, che vediamo con la maglia numero 9, non ha perso un colpo l'anno scorso. E qui c'è rigore per l'Ambra per il fallo dello stesso Bednarek, che viene anche ammonito su Maraldi. 7 metri dunque per la formazione di Poggio a Caiano, se ne occuperà come sempre Maraldi. Il gioco intanto viene interrotto dagli arbitri, 7-6 punteggio per l'Ambra. C'è il cambio di portiere nella Farmigea, ecco qua il motivo della sospensione del tempo. Turini, altro ex di turno, Cristian Turini, preso il posto di Mannocci per l'esecuzione di questo tiro di rigore da parte di Maraldi. Va a terra Turini sulle finte di Maraldi e segna Maraldi, 8-6 per l'Ambra. Ed è il secondo gol anche per Maraldi. Piletti per Bednarek e la rete ancora da parte di Bednarek, che si era spostato sull'ala. Cambio in porta all'Ambra, esce Di Marcello, entra Trinci. Marcello che si era fatto sfuggire un po' troppi palloni, ha chiesto lui il cambio a Morlacco, e dunque l'avvicendamento classico fra i due portieri della formazione di Poggio a Caiano. 8-7 il punteggio per l'Ambra, che ora trova un bel gol con Raupenas, terzo gol per lui stasera. 9 Ambra, 7 Farmigea. Fallo di Maraldi da ammonizione sulle proteste della panchina della Farmigea, che avrebbe chiesto il 2 minuti. Difesa di gioco dalla linea tratteggiata ai 9 metri per la Farmigea, che ora va al tiro con Piletti e Paratrinci. Maraldi, ora l'impostazione per l'Ambra. Raupenas, sotto mano di Raupenas, quarto gol personale per il lituano, miglior marcatore finora nel match, e 10-7 il punteggio, massimo vantaggio più 3 per l'Ambra al 13° del primo tempo. Scavato il primo solco la squadra di Morlacco in questa fase. Piletti, palla fuori. Raupenas per Maraldi. Ancora lo scambio tra i due. La palla a Chiaramonti, che prima di entrare in possesso della palla aveva fatto ingresso nell'area avversaria. Dunque fischio degli arbitri. Palla che torna alla Farmigea con Bednarek. Paratrinci. Recupero di Raupenas per Faggi. De Stefano, Maraldi, rapido capovolgimento di fronte, ma la difesa della Farmigea si è schierata e dunque l'Ambra decide di rallentare. Raupenas, Chiaramonti, fischio degli arbitri, fallo a favore dell'Ambra. Chiaramonti pronto alla rimessa in gioco, lo scambio con Raupenas. C'è 2 minuti per Cascone e superiorità numerica dunque per l'Ambra, oltre che la possibilità di andare al tiro di rigore con Maraldi. No, non è rigore, non è rigore, incomprensione, era a 9 metri Chiaramonti, però si vede contrarre la propria conclusione, poi perde il contatto con il pallone e dunque nulla di fatto. Siamo alla metà esatta del primo tempo,
Ambra 10, Farmigea 7, Farmigea in azione offensiva. Accanto a me, come sempre, in postazione il presidente dell'Ambra Poggio Caiano, Pietro Conforti. Allora, presidente, è un derby con tanti ex, fra cui Cavicchiolo, Bednarek nella parte avversaria adesso, una partita sicuramente sentita, ma che dovrebbe avere poi una esemplificazione sul campo di diversità di valori tecnici abbastanza importante, dando un'occhiata anche alla classifica. Sì, comunque dico sempre rispettare gli avversari. Questo è un derby, l'unico derby, come si diceva prima, toscano. La Toscana ha solo l'Ambra e la Farmigea, due squadre in tutta la Toscana. Però dico, i ragazzi stasera le vedo un po' meno demovidati. Io il discorso fondamentale gli ho detto: non mai sottovalutare gli avversari, perché questo non è antisportivo, e poi anche perché non possiamo dire niente di niente, no? Perché l'elogio. Comunque ce la metteremo tutti per rimanere in testa alla classifica. Tanto questo gol segnato dalla Farmigea non è valido, il fischio degli arbitri. Dall'altra parte invece De Stefano segna un gol regolarissimo, anche molto bello. È il primo gol per De Stefano stasera, al sedicesimo. L'Ambra allunga ulteriormente 11-7 più 4, nuovo massimo vantaggio. Allora, l'Ambra fino a questo momento, presidente, ha giocato due partite e le ha vinte entrambe nettamente, una contro un avversario non certamente di grandissimo valore come Bologna. Intanto segna anche Chiaramonti su questa palla persa malamente della Farmigea, che nel frattempo era tornata con tutti i set effettivi in campo. Quindi 12-7, nuovo massimo vantaggio Ambra più 5. Dicevamo appunto un'Ambra che ha vinto nettamente con il Bologna, che è la squadra forse non particolarmente attrezzata, ma il successo ottenuto alla seconda giornata, alla prima trasferta a Imola contro il Romagna, è stata significativa. Penso proprio di sì, la partita di sabato scorso è stata una partita che io non ero presente per motivi di impegni di lavoro, però mi hanno raccontato veramente una bella partita, una partita che è una delle squadre del nostro girone che è candidata per i play-off, quindi non è certamente alla nostra portata, e abbiamo ottenuto un grandissimo successo vincendo addirittura di 8. E l'Ambra ora, anche grazie al gioco dei riposi che ogni turno appunto qualcuno deve effettuare, si è ritrovata dopo due giornate da sola al comando della classifica, unica squadra a punteggio pieno. Che segnale è questo per il campionato? Ma io penso sia un segnale positivo, è un segnale che guarderemo noi di ripetere quello che abbiamo fatto l'anno passato, il 2012-2013, e veramente ci ha visto protagonisti nel nostro girone. Dato assegnato Chiaramonti, allunga ulteriormente l'Ambra, che in questa fase ha preso nettamente sopravvento dopo l'avvio lanciato da parte della Farmigea, che probabilmente ora sta tirando un po' il fiato, ed è andata sotto di 6 reti al 18° del primo tempo. Ovviamente l'obiettivo per la squadra di Poggio a Caiano quest'oggi è quella di restare, mantenere la testa della classifica, mentre Chiaramonti adesso viene sanzionato con un 2 minuti e l'Ambra rimane con l'uomo in meno nella prossima fase di gioco. Appunto, l'obiettivo non può essere quello che ottenere la terza vittoria consecutiva. Sì, l'obiettivo è questo, e spero e ci credo che se non facciamo veramente degli errori o la cerchiamo di mettere sulla rissa, credo che la partita già da ora, anche se subiamo un gol abbastanza importante, credo che ci sia la possibilità di rimanere in testa alla classifica. Comunque ancora è lunga la partita, dobbiamo aspettare. Sì, perché siamo soltanto al 19° minuto del primo tempo. Ha segnato per Figli per la Farmigea, che ha sfruttato al meglio la possibilità di giocare con l'uomo in più in questa fase. Ricordiamo, fuori Chiaramonti per 2 minuti. 13 Ambra che attacca, 8 Farmigea che difende. Cipriani, che è entrato in campo in questa fase, va subito
a siglare un gol. Filippo Cipriani con la maglia numero 10, 14 Ambra, 8 Farmigea, più 6 ancora, ventesimo del primo tempo, 9 metri adesso per la Farmigea. Non c'è fallo, Trinci quasi quasi si aspettava un fischio degli arbitri, questo non è arrivato, e l'Ambra può continuare a giocare, non c'è stato fallo su Perfigli. C'è difesa uomo su Raupenas, intanto la rete segnata da De Stefano non è valida per infrazione di passi da parte del numero 7 dell'Ambra. Ci prova sottomano Piletti, ma Trinci non si fa sorprendere. Intanto c'è un altro cartellino giallo per De Stefano nell'Ambra. E c'è anche un'interruzione del gioco per asciugare il campo. Ma se sto così, Antonio, mi senti o è troppo lontano? Se sto così va bene. Così va bene. Quindi se sto così va bene. Se tu stavo così io alzo un po'. No, vabbè. Dai più vicino. Sì, prima ero più vicino, ma se sto così tu sei in grado di alzare. Come tu, dimmelo te, eh? Certo. Bene. La lasciai in giunta. Io alle due a casa. C'è una discussione abbastanza, no? È ripreso il gioco, Ambra che difende, 14, Farmigea che attacca, 8 al 21esimo del primo tempo all'Estraforum di Prato. Terza giornata d'andata della prima fase del massimo campionato di pallamano, girone B. Gol non valido per la Farmigea, arrivato prima il fischio degli arbitri per un'infrazione, un attacco da parte della squadra bianconera. Vai. E dall'altra parte Raupenas trova un bel gol, allungando ulteriormente per l'Ambra, 15-8 più 7, nuovo massimo vantaggio per la capolista al 22esimo. Anelli, palla dentro per il numero 33 Bufoli, che si fa respingere la conclusione a Trinci, però poi dopo Trinci non può nulla sul tiro dall'ala di Perfigli, che segna il suo secondo gol e punteggio che cambia 15-9 al 22esimo. Finisce a terra Maraldi, travolgendo un avversario che sbatte la testa contro il parquet, si tratta di Meoni. Gli arbitri interrompono il gioco temendo il peggio, ma Meoni si rialza subito, dunque nessun problema e si potrà riprendere subito a giocare. La palla ovviamente affidata all'Ambra. C'è Gesù Cristo. Entra intanto anche Mannori con la maglia numero 22 nell'Ambra, va a rilevare il 77 Chiaramonti. Ma vai. Intanto alla ripresa del gioco c'è un fallo da rigore su Cipriani. Maraldi già pronto sulla linea dei 7 metri contro lui Turini, che non può nulla anche in questa occasione. Terzo gol per Maraldi, 23esimo minuto del primo tempo, Ambra 16 Farmigea 9.
Anelli per Farmigia, lo ferma Mannori, palla che resta però alla squadra di Pisa, para Trinci, recupera Dei, da questi Amaraldi rapidamente per Mannori che può girarsi e subisce fallo da rigore e due minuti per Anelli, quindi superiorità numerica. Superiorità numerica per l'Ambra nei prossimi due minuti e ancora Maraldi che può andare alla linea dei 7 metri. Bella azione da parte dell'Ambra. Maraldi segna ancora. Ambra 17, Farmigea 9, 24esimo del primo tempo. Quarto gol per Luca Maraldi, di cui 3 segnati su rigore. Sembra adesso anche l'uomo in più. Questo finale di tempo. Ma Perfigli trova un varco comunque nella difesa bianco-verde e accorcia segnando la terza rete personale. 17 Ambra che attacca, 10 Farmigea che difende. Minuto 24 nel corso del primo tempo. Cipriani, dentro per Mannori, Cipriani, segna Cipriani. Seconda rete per Cipriani, 18 a 10 per l'Ambra, 8 gol che corrispondono al massimo vantaggio in questa gara per la formazione capolista del girone B della massima serie. 25esimo, ancora 5 minuti e spiccioli da giocare nel corso del primo tempo. Palla che in qualche maniera rimane la Farmigea e il numero 5 Piletti riesce a insaccarla. 18-11. È angolo per la... no, rimessa dal fondo, indicano gli arbitri. Intanto è rientrato in campo Cascone, per cui ristabilita la parità degli effettivi in campo. E Chiavecchiolo ripropone anche Bednare, che aveva fatto sedere un po' in panchina a riposare. Farmigea che insiste nell'azione offensiva. Bednare carica a sinistra, lo ferma Cipriani in maniera fallosa, 9 metri già battuti da Cascone. C'è passivo, deve andare al tiro, Farmigea lo fa con Cascone che segna. 18 Ambra, 12 Farmigea, mini break per la formazione ospite. Penas, pallone smorzato dal muro difensivo e controllato poi da Turini. Ancora Cascone, ma stavolta Trinci si oppone alla grande. De Stefano poi per Mannori e palo di Mannori, palla poi che schizza fuori. Troppa furia Cardino. Non è arrivato il gol dell'ex. Bednare che para Trinci. Trinci non si fa sorprendere, Trinci che sta interpretando alla grande questo match in questo momento. Rigore ancora una volta per il fallo su Raupenas. Ancora un rigore per l'Ambra. Adesso c'è il cambio di portieri, esce Turini, entra Mannocci, o meglio rientra Mannocci che aveva iniziato il match come titolare.
il portiere che Cavicchiolo conosce molto bene. Avendoli allenati anche in altre situazioni, non solo alla Farmigea. Pratesi entrambi, Mannocci e Turini. La rete di Maraldi, 100% per lui dai 7 metri, quinto gol, 19-12 il punteggio a favore dell'Ambra al 28esimo del primo tempo. Meoni per Figli, scambio con Lorenzini, c'è il fallo su Perfigli e il 2 minuti per Mannori, che è stato pizzicato in un'azione fallosa lontano dalla palla. È superiorità numerica dunque ora per la Farmigea, praticamente da qui al termine del primo tempo, visto che mancano 2 minuti e 13 secondi all'intervallo. Perfigli finisce a terra rovinosamente, ma ovviamente c'è stato il fallo di Cipriani, ma non un fallo grave. La costituzione fisica dell'82, la Farmigea ha fatto la differenza, ancora molto gracilino, giovanissimo, molti giovanissimi che sta schierando Cavicchiolo. Ricordiamo Farmigea adesso con l'uomo in più, c'è passivo però Bednarek, deve andare al tiro. Recupera palla l'Ambra, Cipriani in contropiede lanciato da Dei, segna Cipriani. Terzo gol per lui. Ambra 20, Farmigea 12, di nuovo massimo vantaggio più 8 per la squadra di Foggia Caiano. Cipriani adesso ha commesso fallo su Perfigli e si prende un 2 minuti. Si è ripetuto lo scontro che era venuto in precedenza. E ora doppia superiorità per Farmigea. Meoni cerca uno sfondamento centrale, ma sì, probabilmente c'erano gli estremi dello sfondamento, ma Maraldi stava difendendo in area, quindi rigore per la Farmigea. Vai Antonio, parti, vai. Dunque rigore per Figli contro Trinci, 1 minuto e 0-2 all'intervallo. È tua! Segna per Figli. Quarto gol per lui, miglior marcatore nella Farmigea. 20 Ambra, 13 Farmigea. Il punteggio a pochi secondi dal scadere del primo tempo. Dei non trova la porta, ancora 30 secondi da giocare, spazio dunque per la Farmigea che ha due uomini in più ancora per qualche secondo. Rao Penas però riconquista palla, la fida a Dei che subisce fallo. Ora rientra Mannori, solo un uomo in meno per l'Ambra che riprende il gioco rapidamente. Maraldi, De Stefano, 5 secondi, Dei para Mannocci, ancora 2 secondi da giocare, la palla è fuori, finisce il primo tempo. Ambra che va all'intervallo in vantaggio per 20-13. Lui rinvia, è tutto rinviare. Già si comincia, bambini. 50 anni di lavoro io.
Riprende il match all'Estaforum de Prato fra l'Ambra Poggio a Caiano, capolista del Girone B del massimo campionato, e Farmigea Pisa, invece fanalino di coda con soli zero, con nessun punto all'attivo fino a questo momento. E la squadra che attacca adesso, Malia Bianconera, la Farmigea. E il primo tempo si è concluso però con l'Ambra, che sta difendendo adesso in tenuta verde, nettamente in vantaggio, 20-13. È stato un primo tempo equilibrato solo nella primissima parte. Intorno al decimo minuto c'è stato il break decisivo da parte della squadra di casa, che naturalmente vuole far rispettare le gerarchie, questo testa coda appunto del Girone B. Il primo gol del secondo tempo lo segna l'Ambra con Faggi, secondo gol per lui, 21 Ambra, 13 Farmigea. Recupero palla ancora da parte della squadra di Poggio a Caiano. Da portiere a portiere però riparte Farmigea. Ricordiamo le formazioni. L'Ambra Poggio a Caiano si schiera con il portiere titolare Di Marcello, con la maglia numero 1, e il suo la sua riserva Trinci con il 16. Intanto il gol segnato da Farmigea non è valido, c'era stata un'invasione d'area. Tornando poi ad elencare la formazione dell'Ambra, i giocatori sono il 17 Ballini, il 77 Chiaramonti, il 10 Cipriani, il 7 De Stefano, l'8 Dei, il 73 Faggi, il 24 Naldoni, il 22 Mannori, il 13 Maraldi, il 3 Morini, il 9 Raupenas, il 23 Tatini, a disposizione ovviamente dell'allenatore Roberto Morlacco. Patatini, popcorn. Sì? Americano. Americano, mai provocato? Bombe de magno. Dopo la sospensione per asciugare il terreno di gioco si riparte, 2 minuti e mezzo giocati nel corso della ripresa. L'Ambra è in attacco, intanto procediamo anche alla lettura della formazione della Farmigea. Si schiera oggi con 3 portieri, il titolare Mannocci numero 12, la sua riserva Christian Turini con il 16 e il 49 Biagioni. I giocatori a disposizione dell'allenatore Sergio Cavicchiolo sono Anelli con il 19, il 5 Piletti e il 33 Bufoli, l'81 Lorenzini, l'8 Bednare, che è il 6 Mancini, il 25 Benedetti, il 75 Spadavecchia, l'82 Perfigli, l'8 Di Marcello Para, il 15 Meoni e il 3 Cascone. Molti gli ex in campo, l'avete sentito ancora una volta nello scorrere della formazione, motivo questo che accresce di più l'atmosfera di questo unico derby toscano della massima serie di pallamano. Ricordiamo infine che il match valido per la terza giornata d'andata della prima fase del massimo campionato di pallamano Girone B è arbitrato dalla coppia composta da Zappaterreno e Pietraforte. Un palo a salvare Mannocci, parte velocemente Farmigea e segna con Piletti, 4° gol personale per lui. 4° minuto della ripresa, Ambra 21, Farmigea 14. Accanto a me in postazione, come avete ascoltato anche nel corso del primo tempo, il presidente dell'Ambra Poggio a Caiano, Pietro Conforti. Un primo tempo che solo nei primi 10 minuti è stato equilibrato, poi l'Ambra ha preso nettamente la supremazia. Sì, sì, anche se vediamo in campo ora le seconde, diciamo la seconda squadra che è dell'Ambra, con un rallentamento anche diciamo dei ragazzi, vediamo un attimino che c'è uno stato un pochino di riorganizzarsi. Spero che il mister chiami un time out
per, in modo che si riorganizzi un attimo, perché vedo un po' di rilassatezza. Ha segnato Cascone nel frattempo per la Farmigea. È un'occasione però questa per Morlacco, per così provare anche le seconde linee, come diceva anche il presidente. Quinto minuto di gioco nel corso della ripresa, Ambra 21, Farmigea 15, il punteggio. Con Farmigea in avanti, Farmigea che adesso schiera Spadavecchia con il 75 al posto di Buffoli, maglia 33. Per Figli, Bednarek, ex di turno, come tanti altri, ma lui forse tra i giocatori in campo è il più rilevante. La parata facile di Di Marcello, che può impostare poi per Maraldi. Da questi capitan Ballini, Cipriani, Paramannocci, anche lui un ex. Ballini poi subisce fallo da parte di Buffoli. Due minuti per il numero 33 della Farmigea, che resta dunque con l'uomo in meno. Non trova la porta Faggi. La recupero della palla Mannocci, gli abiti non interrompono lo scorrere del tempo. Dunque siamo arrivati al sesto minuto della ripresa. L'Ambra conduce 21-15 sulla Farmigea Pisa. Faggi subisce fallo da Cascone, fischiano gli arbitri. Faggi in palleggio per Ballini, Maraldi, Ballini a spazio e segna il capitano. Primo gol per Ballini stasera, 22 Ambra, 15 Farmigea. Minuto 7 della ripresa. Per Figli, cerca un varco e lo trova, sorprendendo Di Marcello. Per Figli, miglior marcatore della Farmigea con 5 gol. Infrazione ai passi per De Stefano. Bravo Ballini a intercettare la pronta ripartenza della Farmigea dopo il fischio degli arbitri. Ancora Ballini, Ambra che conduce 22-16 all'ottavo della ripresa. Chiaramonti, pallonetto, traversa, linea e palla che torna in campo. Fase frenetica del match con molti errori. Qui però c'è stato un fallo su Faggi. Però ad ogni buon conto Morlacco decide che è il momento di riordinare le idee e chiama il time out per l'Ambra. Gran casino. No, lavora alla Società della Salute a Firenze, comune ASL. E la cosa? E che ha anche il titolo studiato? Secondo me non ce l'ha la laurea. Non credo. Vorrà se sia un diplomato. Non lo so, te lo so dire. Ora dovrebbero mettere il curriculum. Poi te lo dico. Un sito di obbligatorio entri 20 secco che dice che calmato mi sembra che sia io uscito dalla musica che bello stia lì che ha detto che è venuto via. Riprende il gioco con Ballini e Di Marcello che sono scambiati la palla prima di cedere la Faggi.
Risultato certamente non in bilico, ma l'Ambra nell'ultima parte del match non si era espressa al meglio, quindi Morlacco aveva chiesto il time out e adesso De Stefano risponde con un gol all'intervento dell'allenatore. 23 Ambra, 16 Farmigea, con De Stefano che ha segnato la sua seconda rete stasera. Il miglior marcatore nell'Ambra fino a questo momento, i migliori marcatori sono due, Maraldi e Raupenas con 5 gol a testa. Maraldi però ne ha segnati 4 dai 7 metri, quindi grazie ai rigori, dove peraltro ha il 100% di realizzazione durante questo match. Piletti per Figli, due giovanissimi interessanti giocatori della Farmigea, ancora da costruire nel fisico, però due buoni giocatori. Ancora un fischio da parte degli arbitri, c'è passivo però per Farmigea, che deve andare subito a tiro con Bednarek, che trova il tocco del muro dell'Ambra e quindi l'angolo. Palla che resta alla Farmigea. Decimo minuto nel corso del secondo tempo. Ambra che conduce 23-16. Ancora un Di Marcello un po' distratto stasera. Si fa sorprendere da Cascone. Terzo gol per il numero 3 della Farmigea. 23-17 il punteggio per l'Ambra, che adesso ha visto ridurre il proprio vantaggio a sole 6 reti. Si profila un nuovo cambio forse nella difesa della porta dell'Ambra. Pallone che arriva a Faggi, si frappone fra lui e la porta Piletti, che devia la palla in angolo. E segna Cipriani dall'ala per l'Ambra. Quarto gol per Cipriani, undicesimo della ripresa, 24-17 per l'Ambra. Ambra che dopo questa sfida tutta toscana si appresta a rimanere lontana dall'Estroforum per un lungo periodo. Presidente, ora due trasferte che metteranno alla prova la squadra di Poggio a Caiano. Mentre c'è un gol da parte della Farmigea che accorcia ulteriormente, 24-18. Sì, praticamente ho visto un'Ambra demotivata in questo scorcio di partita. Credo che ora, nonostante ci sia rientrato Raupenas, ecco un bellissimo gol di Cipriani, e vedo e credo che veramente, nonostante tutto, la Farmigea voglia in qualche maniera portare a casa un risultato, anche se non vittorioso, però un risultato dignitoso. Tanto abbiamo detto del gol di Cipriani, quinto gol per lui, e poi subito Meoni ha segnato nuovamente per la Farmigea. Dunque aggiorniamo il punteggio. Ambra 25, Farmigea 19 al dodicesimo minuto di gioco nel corso della ripresa. Segna Ballini, bel gol per il capitano. 26-19 Ambra. Dicevamo, presidente, però, delle prossime due trasferte nelle quali probabilmente l'Ambra si potrà misurare ancora di più con il resto del campionato. Sì, veramente sì, abbiamo due trasferte abbastanza importanti, una è Modena e l'altra andremo addirittura a Teramo, e quindi due squadre che... Modena intesa come Casalgrandese. Grande, sì, bene. Che praticamente ci metterà a dura prova, vediamo con la quarta partita e quali sono le nostre forze in campo. Via. Anche perché con la Casalgrandese l'anno scorso arrivò una brutta sorpresa, una sconfitta, è una delle poche fra l'altro della scorsa stagione, abbastanza inattesa, no? Sì, effettivamente la Casalgrande è una squadra, una buona squadra, una squadra che praticamente anche
diversi ragazzi giovani, quindi ha voglia anche di fare, ha voglia anche di lottare. E poi ecco, non ci dimentichiamo che andiamo dopo subito dopo a Teramo, e Teramo sarà veramente un'altra delle nostre capacità per vedere quello che ci è possibile fare, e da lì penso che si possa veramente delineare quello che sarà il risultato, perlomeno del girone di andata. Bene, grazie al Presidente. Abbiamo visto un'altra fase piuttosto confusa di questo secondo tempo. Punteggio che non è cambiato mentre parlavamo con il nostro Conforti. 26-19 il punteggio a favore dell'Ambria, che non cambia nemmeno qui perché la conclusione dei poggesi non trova la porta avversaria. Non trova la porta avversaria nemmeno Bednarek, l'ex di turno, ma è stato bravo Di Marcello a deviare il suo tiro. Può ripartire l'Ambra con Morini, numero 3, entrato in campo adesso un altro ex di questa partita. Morini per Cipriani. Raupenas dentro per Mannori, che agguanta il pallone e lo serve a Ballini. Poi Raupenas, però è bravo Mannocci qui a distendersi, a deviare la palla fuori. Mannocci che ha dei sostenitori ovviamente qui a Prato, essendo cresciuto in questo palazzetto, Alpi Prato, Pallamano Prato, poi approdato all'Ambra, e l'anno scorso invece in forza alla Lazio, in prestito dall'Ambra, e quest'anno poi l'approdo alla Farmigia Pisa, ritrovando suo ex allenatore Cavicchiolo. Parmigiano in attacco, il punteggio non è cambiato da un po' di minuti. Adesso siamo esattamente alla metà della ripresa. 26 Ambra che difende, 19 Parmigiano che attacca. Perfigli fermato fallosamente dall'Ambra, 9 metri per la Parmigiano. Conclusione al lato nettamente. Palla che torna all'Ambra. Raupenas, Mannocci, questa fase è insuperabile. E poi c'è rigore per il fallo di Cascone su Cipriani. Rigore per l'Ambra. E adesso è Raupenas ad incaricarsi del tiro. Cavicchiolo non cambia portiere, resta Mannocci dunque a difendere la porta della Farmigiana. Raupenas però segna, sesto gol per Raupenas, 27-19 per l'Ambra. Raupenas diventa il miglior marcatore del match. Mancini, entrato adesso con la maglia numero 6 nella Farmigea, coglie la parte superiore della traversa, palla che resta all'Ambra. Ambra che è tornata sul massimo vantaggio di più 8 in questa fase. Morini, la rete. La rete di Morini al 17esimo, 28-19 Ambra. Mancini per Figli, Mancini. Diletti, Mancini, para Di Marcello. Ambra che manovra con Ballini, intanto entra anche Naldoni con la maglia numero 24 dell'Ambra.
Orlacco dà spazio a tutte le seconde linee, giustamente, un match controllato piuttosto agevolmente. Vai Morini! E Rao Penas qui anche un po' di fortuna con la palla che rimbalza sulla schiena di Turini. Settimo gol per Rao Penas, 29-19, nuovo massimo vantaggio per l'Ambra che è arrivata a più 10 al 19esimo della ripresa. Ballini, non c'è fallo su di lui, ma Ballini a commettere dunque invasione nell'area della Farmigea. Errore in palleggio poi per la squadra di Pisa, poi Rao Penas si fa anticipare da Cascone e Morini si prende anche due minuti. Ha fatto un po' una frittata qui l'Ambra, una palla recuperata, l'Ambra ci ha preso gol e ha anche preso due minuti con Morini. Ovviamente la tensione non è al massimo, lo si vede in questi frangenti. ...29-20... Ballini si porta a spasso mezza difesa della Farmigea e Mancini ovviamente al fischio si prende due minuti, ristabilita la parità dei giocatori in campo, uomo in meno anche dunque nella Farmigea. 20° minuto della ripresa. Si può andare alla ripresa del gioco. Rao Penas travolge tutti e si va a guadagnare un 9 metri. Gioco ancora interrotto, c'è da asciugare nuovamente il campo. Ce lo stillano, eh? E lui è un gigante, però. Sì. Questo mi ridea. Dopo aver fatto il casino lì, bom 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 bom, e girava a ridere la panchina. Riprende finalmente il gioco. Ballini subisce fallo, ma gli arbitri non intervengono. Rimane anche a terra Ballini. Il gioco prosegue. È proprio sportivissima questa situazione, intervengono gli arbitri, andiamo a vedere quello che è successo a Ballini con il medico dell'Ambra Beppe Taurasi. Un po' di spray magico, eh? Si è rialzato Ballini e dunque si può riprendere a giocare. Ballini è rimasto regolarmente in campo, brutto colpo ad un ginocchio, ma sembra tutto passato ormai. Siamo al 20° della ripresa, l'Ambra conduce 29-20, le due squadre sono entrambe senza un effettivo e Bufoli sguscia la difesa dell'Ambra segnando il suo primo gol stasera. 29-21, dall'altra parte però ci pensa Rao Penas. Ottavo gol per lui.
una richiesta di time out. No, è il tavolo che richiama l'attenzione degli arbitri, non è time out, non è un time out, è il giocatore della Farmigia che è tornato in campo prima dello scadere dei due minuti. Sì. Vai Antonio. Allora sì, Mancini era rientrato prima dello scadere dei due minuti e se ne è ripresi altri due. Errore clamoroso da parte della Farmigea. Disattenzione non solo del giocatore ma anche della panchina soprattutto. E quindi resta nuovamente con l'uomo in meno, ma è il conciliabolo fra il tavolo dei cronometristi e gli arbitri non è finito. Vediamo un po' di riordinare le idee quando sarà possibile. Doppia penalizzazione per quanto riguarda la Farmigea Pisa. Ok. Fin qui ci siamo, adesso il gioco può anche riprendere. Ha due uomini in meno ora la Farmigea. L'Ambra a sua volta un uomo in meno. Meoni, fischio da parte degli arbitri, Piletti palo, spada vecchia, parata di Marcello, poi Naldoni piede, fallo di piede, palla che resta la Farmigea, 21esimo della ripresa, 30 Ambra, 21 Farmigea. Ambra ora con tutti gli effettivi in campo, Farmigea con 5, ora 6 giocatori in campo. Mannori para Turini, fallo su Perfigli da parte di Morini. Uomo in più Ambra, lo ricordiamo ancora per l'errore di prima della panchina della Farmigea. Fallo su Perfigli. C'è ancora una sospensione in gioco per asciugare il campo. Ok, nuovo. È ripreso il gioco e c'è l'ingresso in campo anche dell'ultimo giovane a disposizione di Borlacco. Si tratta di Amedeo Tatini, maglia numero 23. La squadra davvero giovanissima quella dell'Ambra adesso. Fatta eccezione ovviamente per Rao Penas, il decano del gruppo poggese. 22esimo della ripresa. 30 Ambra, 21 Farmigea che attacca. Colò in meno ancora. Meoni para di Marcello. Poi va lo stesso portiere dell'Ambra a recupero palla. Ballini. Rao Penas in palleggio. Ora entra in campo Cascone nella Farmigea e siamo tornati a piena parità numerica. Sbaglia Ballini. Turini a cercare Meoni. Para di Marcello che si esalta in questa situazione. Il punteggio non cambia ormai da qualche minuto. L'Ambra conduce con 9 gol di margine sulla Farmigea. Quando mancano esattamente 7 minuti al termine, segna ora Cipriani. Sesto gol per lui. E
Cavicchiolo chiede time out per la Farmigea. Il gioco può riprendere, 31 Ambra che difende, 21 Farmigea che attacca, Cavicchiolo coach ex di turno sulla panchina della Farmigea, cercato di riordinare un po' le idee per questo finale di partita. Mancano 6 minuti e mezzo alla sirena conclusiva. Nato Naldoni per l'Ambra, non trova la porta avversaria. Ricordiamo la classifica prima di questa giornata, la terza. Ambra in testa nel girone B con 6 punti. A 3 punti ci sono Dorica Ancona, Casalgrande, Romagna Imola, Teramo, Estense e Carpi. A quota 0 Bologna e Farmigea, una partita in meno per Carpi ma anche per l'Estense, e questa sera invece riposa Bologna, per cui avrà una partita in meno anche la squadra del capoluogo dell'Emilia Romagna. Il calendario per quanto riguarda questa terza giornata d'andata prevede, oltre che alla partita che state seguendo, Ambra Farmigea, anche Teramo Romagna, Dorica Ancona Carpi e Estense Casalgrande. Nella prossima giornata, la quarta d'andata, sabato prossimo 12 ottobre, l'Ambra sarà ospite, come dicevamo, della nuova era Casalgrande, poi sugli altri campi si affronteranno Farmigea e Teramo, Carpi ed Estense e Bologna Dorica Ancona. La rete è tanto di Spadavecchia per la Farmigea, 31-22, 26esimo della ripresa. Siamo arrivati in fase di bilancio consuntivo finale di questo match, ormai possiamo dire vinto ampiamente dall'Ambra, che ha rispettato il pronostico contro la Farmigea Pisa. Presidente Conforti. Sì, veramente oramai possiamo dire che la partita l'abbiamo vinta, l'abbiamo sempre condotta, non c'è mai stato un momento dove l'Ambra poteva dire che la partita poteva andare diversamente. Quindi possiamo, a 4 minuti dalla fine, possiamo dire veramente di aver vinto tutte e tre, essere rimasti in testa con i 9 punti. Ambra dunque a punteggio pieno in attesa delle prossime due trasferte, la prima delle quali sul campo del Casalgrande, poi Teramo. Tutto sommato due partite agevoli, abbordabili per la formazione di Morlacco, che avrà un po' più di filo da torcere probabilmente sul finale di girone d'andata, quando dovrà affrontare avversari del calibro di Carpi e Ancona, che sembrano le più attrezzate per lottare per le prime posizioni. Intanto Morini sbaglia facile, 27esimo, punteggio che non cambia, 31 Ambra 22 Farmigea. Fischio degli arbitri a comandare 9 metri a favore della formazione di Pisa. Pisa poi, indichiamo,
località dove gioca le partite casalinghe, la Farmigea, che ha origini apuane, Carrara. Diciamo che la Farmigea è una formazione della costa dell'Alta Toscana, in qualche maniera. Rappresenta questa zona geografica in toto, anche per una questione di palestre che mancano per il gioco della palla a mano, e qui lo dimostra anche il fatto che l'Ambra non può giocare a Poggio a Caiano, ma deve giocare incontri nella massima serie a Prato. Ropena spara a Turini. Ballini recupera, moltissimi errori in questo secondo tempo. Ropenas strattonato da Benedetti, 9 metri per l'Ambra. Ropenas stoppa il suo tiro. Meoni, c'è il gol di Buffoli. 31-23, 2 minuti esatti al termine. Ultimi spiccioli di questo match, derby toscano, l'unico della massima serie. C'è passivo, l'Ambra deve andare al tiro. Ballini, beh, a questo punto c'è il fischio perché non dovevano scambiare palla Cipriano e Ballini. Farmigea con Meoni, Morini, fallo sul giocatore numero 15 della Farmigea. E siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Para di Marcello, ma c'è rigore per il fallo su Buffoli. Va lo stesso Buffoli dai 7 metri. Para di Marcello, poi Morini. Ultima azione del match per l'Ambra. Cipriani, Ballini. Grande Gigi! Ballini fuori. 10 secondi ancora da giocare. Ballini è rimasto a terra contuso. Ancora una volta, non è la sua serata. 9 secondi al termine, Ballini soccorso a terra. Sì. Qui qui. Porto va a pigliarli io. E qui quando si riceve a novembre? Te che mi può vedere dopo. Che non si gioca fuori. Sarà a casa. Casa grande Teramo. Teramo, Rosso. E poi mi sembra che si vada a giocare a... Lo posso vedere. Ancona. Ancona, vero? Da tutte fuori. Ma 3 di fila fuori, c'è bene. Sì, perché si sta fermi. Per riposo? Ce l'ho qui il calendario, eh. Allora, Mariavola. Allora. Tetto di giochi, qui. E tu ricevi il 16 novembre con l'estensio. E dunque riprende il gioco per gli ultimi secondi. Ballini si è rialzato, nessun problema per lui. Attenzione, poi uno scontro all'ultimo secondo di gioco fra Maraldi che prende il rosso. No, Ballini. Ballini che prende il rosso. All'ultimo secondo di gioco ci sarà anche tiro franco. Ballini ha preso il rosso all'ultimo secondo di gioco. E fallo intenzionale nell'ultimo minuto di gioco è rosso.
ammesso ci sia stato fallo, il regolamento prevede questo, cambia poco. L'unica problematica è che il match si prolunga ancora di qualche secondo per la battuta di questo tiro franco da parte della Farmigea. Si incarica Mancini, finito il match. L'Ambra batte la Farmigea 31-23, vince il derby toscano e si mantiene al comando della classifica del girone B del massimo campionato a punteggio pieno dopo tre giornate. È tutto dall'Extra Forum di Prato. Massimiliano Martini vi ringrazia per la cortese attenzione e vi augura un buon proseguimento di serata. Risentirci dunque con la palla a mano su Toscana TV. Nell'ultimo minuto, sì, bambini. C'è il rosso diretto.